Ciao Margaret, siamo alla Sfilata Dolce Gabbana per l'uomo e sono i 20 anni dell'uomo Dolce Gabbana. Lei come lo definirebbe in 3 parole? L'uomo Dolce Gabbana? Beh, riesce ad essere sexy, elegante e maschio. La sfilata è ispirata al film di cui è stata la protagonista, Baria, che sta vivendo un bellissimo successo mondiale. Cosa pensa che ci sia d'universale nella Sicilia popolare che piace tanto attraverso il mondo? Ecco, hai detto una cosa giusta, universale, perché Baria comunque è un film che tocca dei temi universali, al di là dell'ambientazione che appunto è la Sicilia e Bagheria. Ma è la bagheria di Tornatore, la mia bagheria, la bagheria che potrebbe essere un qualsiasi paese di provincia italiana, ecco, quindi ha un respiro proprio universale. Ci vuole magari parlare di altri progetti? Sappiamo che stava a interpretare la Sofia Loren, accanto a Sofia Loren, com'è stato? Era magari una sua icona, una sua attrice? Beh, non credo che Sofia Loren sia l'icona in assoluto, non solo per me ma per tutti quanti. Insomma, lavorare al suo fianco è stata un'emozione molto forte, molto grande, molto importante. È stato un dono, un premio quasi dopo Baria per me. È una grande soddisfazione e una grande gioia conoscere un mito del cinema mondiale come donna Sofia, ecco. Una grande donna veramente, molto, molto profonda, una donna che mi ha accolto. Lei, insomma, io sul set mi sono veramente sentita benvoluta e come una grande famiglia, e questo è molto importante. La ringrazio molto, buona sfilata.